Continuiamo a vedere i sistemi lineari e proviamo a fare questo esercizio. Prendiamo questa equazione. X più y uguale a 5 e supponiamo di metterla a sistema, quindi di risolverla insieme a un'equazione che otteniamo semplicemente moltiplicando per 2 questa. È chiaro cosa ho fatto? Ho preso un'equazione, una semplice che mi è venuta in mente così, l'ho raddoppiata e l'ho messa al sistema con quella di prima. Ok, vediamo cosa succede se risolviamo il sistema fatto così. Che tecnica usiamo per risolverlo? Cosa usereste? La sostituzione, cosa più semplice, risolviamo rispetto a y la prima e sostituiamo nella seconda. Uguale a 5 meno 3x e nella seconda al posto di y scrivo 5 meno 3x. 5 di 6x più 2 per 5 meno 3x uguale a 10. Cambio pagina. Otteniamo x uguale a 5 meno 3x e sotto abbiamo 6x più 10 meno 6x uguale a 10. 6x meno 6x 0x, 10 meno 10 0. Se trovo un'equazione di questo tipo, cosa ne concludo? Che tipo di equazione è quella lì? 0 per x uguale a 0. È indeterminata. Qualunque x soluzione. Qualunque numero mette al posto di x, se moltiplico per 0, ottengo 0. Chiaro? Questo è strano. O potevo saperlo anche prima. Non è strano per niente, perché torniamo indietro. Questa equazione non è altro che il clone di questa, perché se io moltiplico o divido questa equazione per un qualsiasi numero, per 2 per esempio, non ho un'equazione diversa che mi dia informazioni diverse rispetto alla prima, ho esattamente la stessa, perché se divido per 2 riottengo la prima, quindi in realtà non ho 2 equazioni ma ne ho una sola, e con un'equazione non risolverò mai un sistema perché ho 2 incognite. Qualunque numero mette al posto della x determina la y in conseguenza a questa relazione e viceversa, quindi ho in realtà infinite soluzioni, cioè il sistema è indeterminato. Non riuscirò mai a trovare una unica coppia di numeri che risolve. Trovo infinite coppie di numeri. Scelgo la x, trovo la y, oppure viceversa. E quindi se tento di risolvere con i metodi soliti, arrivo a un'equazione indeterminata, che ha infinite soluzioni. Ok? Ma questo mi dà un criterio generale, perché qui abbiamo fatto un esempio di prendere l'equazione e moltiplica per 2, d'accordo, ma tutte le volte che ho un sistema dove una delle due equazioni ha coefficienti che sono multipli dell'altra, si creerà la stessa situazione qualunque sia il multiplo. Ogni volta che un'equazione rispetto all'altra, certo, se sono in forma normale, ogni volta che le metto in forma normale, che ho i coefficienti di un'equazione che sono
lo stesso multiplo rispetto all'altra, in questo caso la seconda, coefficienti doppi della prima, potrebbero essere tripli, potrebbe essere un rapporto di un mezzo, un terzo, qualsiasi coefficiente sia, basta che sia lo stesso, il sistema è indeterminato. Perché se questo fosse 37 volte il primo, basta che divido questo per 37 e riottengo il primo, quindi in realtà ho un'equazione sola, non ne ho due. E se ho un'equazione sola, ripeto, trovo infinite soluzioni. Cioè si creerà lo stesso problema. D'accordo? Quindi, ne deduco in generale che se il mio sistema si presenta in forma normale in questo modo, AX più BY uguale a C, dove A, B e C sono coefficienti, A, B e C sono numeri reali qualsiasi, ok? E la seconda equazione sarà A'X più B'Y uguale a C'. A, B, C' sono altri coefficienti. Se i coefficienti stanno nello stesso rapporto, il sistema sarà indeterminato. Quindi se A su A' è uguale a B su B' che è uguale a C su C'. Quindi se la seconda equazione è multiplo della prima o viceversa, il sistema non è risolubile, troverò sempre infinite soluzioni. Nel caso di prima il rapporto era A su A' era un mezzo o A' su A era 2. Se i coefficienti stanno nella stessa proporzione, il sistema in realtà è fatto da un'equazione sola, non sono di due, perché la seconda è multiplo della prima. Chiaro. Poiché il multiplo sia 2 o qualsiasi altro numero, positivo o negativo, non importa, basta che sia lo stesso. Ok? Quindi, punto importante, se ho un sistema di questo tipo, un sistema lineare, dove un'equazione ha coefficienti multipli dell'altra, il sistema non è risolubile, cioè ha infinite soluzioni, e lo chiamo indeterminato per questa ragione. Ok? Vediamo se cambiamo qualcosetta cosa succede. Torniamo nell'equazione di prima, 3x più y uguale a 5. Supponiamo di prendere un'equazione che è simile a quella che abbiamo ottenuto prima, cioè di raddoppiare i coefficienti della x e della y, no? Ma non quello che c'è a destra dell'uguale, cioè raddoppio solo la parte a sinistra, diciamo che è uguale a 7. È chiaro cosa ho fatto? Ho moltiplicato i coefficienti di x e y, ma non i termini noti. Quindi questa è quasi come quella di prima. D'accordo? Ho fatto un multiplo solo da una parte. In realtà qui ho violato un principio, ma vediamo cosa succede. Lo risolviamo anche questo con il metodo di sostituzione. D'accordo? Quindi y uguale a 5 meno 3x sotto 6x più 2 volte 5 meno 3x uguale a 7. La prima la copio, la seconda abbiamo 6x più 10 meno 6x uguale a 7. Io ho 6x meno 6x che fa 0x, a destra ho 7 meno 10 che fa meno 3. A questo punto trovo un'equazione di che tipo?
0 volte x uguale a meno 3, questa è non indeterminata, perché in realtà qualunque numero metto al posto della x ottengo un risultato che è falso, perché 0 ripete x fa 0, non farà mai meno 3. Quindi questa è impossibile. D'altro canto anche questo era prevedibile, perché? Perché se è vero che 3x più 5y fa 5, qualunque siano x e y, il doppio di quello che c'è a sinistra farà il doppio di quello che c'è a destra. Se a destra non metto il doppio, questa equazione contraddice questa. Non possono andare d'accordo. Non andranno mai d'accordo, non troverò mai una coppia di numeri che le risolve tutte e due. Ok? Morale della... Tutto chiaro? Morale della favola. Se abbiamo in generale ax più by uguale a c e a primo x più b primo x uguale a c, no? Se i coefficienti delle x stanno in un dato rapporto che non è quello dei coefficienti c, il sistema è impossibile. Quindi se a su a primo è uguale a b su b primo, che non è c su c primo, il sistema è privo di soluzione, perché a sinistra dell'uguale ho un multiplo, a destra dell'uguale ne ho un'altra, e quindi nessuna soluzione, perché le due equazioni, ahimè, si contraddicono. O è vera la prima, non, se è vera la prima non può essere vera la seconda, e viceversa. Ok? È tutto chiaro? Se guardiamo un attimo con un po' più di attenzione il caso precedente, è questo. Qui abbiamo visto che se il rapporto coefficiente delle x è lo stesso di quello delle y ed è lo stesso dei termini, il sistema è indeterminato, infinite soluzioni. Se invece vale l'eguaglianza analoga alla precedente, ma il rapporto delle c non è quello degli altri due coefficienti, sistema è impossibile. Ma i sistemi che abbiamo fatto fino adesso sono determinati, abbiamo sempre trovato una soluzione. Qual è il terzo caso che completa i primi due? In quale caso il sistema sarà determinato? Se i due primi coefficienti non hanno lo stesso rapporto. Se ax più by uguale a c, a primo x più b primo y uguale a c primo, se ho che a su a primo non è b su b primo, il sistema è determinato, cioè ha una soluzione. Una coppia di numeri che verifica la prima e anche la seconda equazione. Attenzione, affinché sia determinato mi basta che il rapporto del coefficiente delle x non sia quello delle y, no? Ci può essere qualsiasi cosa, le due c, ok? Perché mi basta questo? Beh, mi basta questo perché se risolvessimo questo sistema, che con la sostituzione o quello che volete,
Se questi due coefficienti hanno lo stesso valore di rapporti, arriveremo a un'equazione dove ho 0 per x o 0 per y uguale a qualcosa che non è 0 se anche il terzo valore è, se il terzo valore è diverso, oppure che è 0 se anche il terzo coefficiente ha lo stesso rapporto. E quindi è sufficiente che i coefficienti delle incognite abbiano rapporti diversi. In quel caso arrivo a un'equazione che è determinata in x o in y. Quindi, ripeto, dato un sistema lineare, ok, questo tipo, in forma normale, il sistema è determinato se il rapporto tra i coefficienti delle x e delle y hanno valori diversi. D'accordo? Se invece il rapporto delle A e il rapporto delle B hanno lo stesso valore che non è quello delle C, C si intende ciò che c'è dopo è uguale, il sistema diventa impossibile, cioè non ha soluzione. Se invece tutti e tre i coefficienti hanno lo stesso valore, è indeterminato. Esempio. Vediamo. Trovo l'esercizio che devo mostrarvi. Tipo di sistema è 7x meno 3x uguale a 4, x meno 3 7 di y uguale 7 meno 3 4 4 7. Ok, se lo confronto con ax più by uguale a c e al primo x più a primo più di primo x non uguale a c primo, ok, i rapporti dei coefficienti delle x sono 7 a 1 meno 3 diviso meno 3 settimi, quanto fa? Qui ho 7. A è 7, b è meno 3 e c è 4. A primo è 1, b primo è meno 3 settimi, c primo è 4 settimi. A su A primo è 7, b su b primo, a fratto A primo è 7 su 1, cioè 7, b su b primo è meno 3 diviso meno 3 settimi, 7. È meno 3 per meno 7 terzi. E c su c primo uguale, cos'era? C era uguale 4 diviso 4 settimi. Ergo. Il sistema è indeterminato, ha infinite soluzioni perché i coefficienti hanno tutti lo stesso rapporto.
non sarà che faccio altri in casa. Non ha senso che vado a usare un metodo o un altro. So che questo sistema ha infinite soluzioni. Quindi, fine dell'esercizio. So subito che non ha senso fare altro. Posso farlo per controllare, ma sono certo che otterrò un'equazione indeterminata se faccio caso di giusti elementi. Ok? Qualunque altro numero ci fosse stato qui, anziché 4 settimi, 5 settimi, 1 settimo, 0, 7, 5, 12, quello che volete voi, il sistema sarebbe stato impossibile. Perché avrei avuto lo stesso rapporto per le coscienze dell'X e dell'Y, ma diverso per la C. Così com'è, è indeterminato. Non è chiaro? Quindi questo è un controllo che posso fare a monte. La prima cosa che guardo è i coefficienti delle x e delle y hanno lo stesso valore? Risposta, sì. Quanto è questo valore? 7. Anche c ha lo stesso coefficiente? Il rapporto? Sì. Ergo il sistema è indeterminato. I rapporti ci sono diversi? Sì. Allora è impossibile. Se invece i coefficienti delle x e delle y hanno valori diversi, i rapporti sono diversi, allora ha senso andare a cercare la soluzione perché so che c'è. Che i coefficienti hanno lo stesso rapporto. C su C primo, C valeva meno 4 e C primo meno 9, che non è un mezzo. Quindi A su A primo vale quanto B su C primo, che non è C su C primo. Quindi il sistema è impossibile. Non faccio altro, so che non c'è soluzione. Perché la questione sul domani sarà uguale? Prego? Non dovrebbe essere indeterminato. Non dovrebbe essere indeterminato. No, è indeterminato se i tre coefficienti avessero lo stesso rapporto. Se il rapporto è diverso è impossibile. Ok? Prego? Meno 4 diviso meno 9 non fa un mezzo. E quindi C su C' non è un mezzo. Quindi il sistema è impossibile.
facciamo per esempio 3x più 2y uguale a meno 1 e 3x meno 2y uguale a meno 1. Qui ho A vale 3, B più 2, C è meno 1, A prima è ancora 3, B prima è meno 2, C primo è meno 1. Allora A su A primo vale 1, B su B primo quanto vale? Meno 1. Non mi serve controllare le C, so subito che il sistema è determinato. Cioè ha una soluzione. Mi posso andare a cercarla. Qui qual è il metodo migliore per risolvere il sistema? Sono equivalenti due, o la confronto o la riduzione. Se faccio la somma sparisce da y, perché viene meno 2 più 2, y che fa 0. Lo riscrivo nell'altra pagina, 3x più 2x uguale a meno 1, 3x meno 2x uguale a meno 1, se faccio la somma, 3x più 3x mi fa 6x, 2x meno 2x mi fa 0 e meno 1 meno 1 mi fa meno 2, è uguale a meno 3. Se x è meno 1/3, allora 3 volte meno 1/3 più 2x deve fare meno 1, 3 per meno 1/3 fa meno 1, y è 0 e le soluzioni sono meno 1/3, la coppia meno 1/3. Quindi attenzione, è sempre bene controllare che valga la pena di accettare la soluzione, che se il sistema è indeterminato e impossibile non si può andare oltre, sono già purtroppo. Se la soluzione esiste ha senso andare a cercarla, se so subito che non esiste, mi fermo le domande. Possiamo andare alla parola? Certo. Quanto fa 2 diviso meno 2? Non c'è giusto. Grazie Carlo. Certo. Potevo fare anche la differenza, La seconda fa 3 per meno 3 per meno 1/3. Sì, ok. Più 2x uguale a meno 1. 3 per meno 1/3 fa meno 1. Fa meno 3/3, cioè meno 1. Meno 1 qua, meno 1 qua. Rimane 2y uguale a 0, y è 0. Ho fatto forse un po' troppo in fretta. Considerate questo esercizio. E dopo mi fermo. X meno y più k meno 3 uguale a 0
x meno y è uguale a 0. Questo che sistema è? Un brutto sistema, d'accordo, ma che sistema è? Questa più che incognita la considero un parametro. Cioè a seconda di k il sistema avrà una soluzione o un'altra. Io scelgo rispetto alle incognite x e y. K gioca il ruolo di parametro. Mettiamolo in forma normale. X meno y uguale a 3 meno k, x meno y uguale a meno 5. Mi dice qualcosa? A vale 1, B vale meno 1, C vale 3 meno K. A' vale 1, B' vale meno 1, C' vale meno 5. Quindi è possibile attribuisco a K. Questo sistema è determinato? No. No, perché le due coefficienti della X e della Y hanno lo stesso rapporto. 1 diviso 1 fa 1, meno 1 diviso meno 1 fa 1. Okay. Il rapporto invece delle C non lo conosco perché non so quanto è K, quindi questo sistema potrà essere indeterminato se anche le C hanno lo stesso rapporto oppure impossibile se hanno un rapporto diverso. Ok? Quando è che è indeterminato? Se 3 meno K diviso meno 5 fa 1. Quindi per questo fatto, cioè perché A su A' è uguale a B su B', il sistema non è determinato. Ok? Però potrebbe essere sia indeterminato che impossibile. Fatemi scrivere questo. A su A' vale 1, che è uguale a B su B'. Quindi questo non è determinato. C su C' vale 3 meno K fratto meno 5. Se mi chiedo per quale valore di K questo vale 1, vale questo numero, allora so per quale K il sistema è indeterminato. Ok? E risolvo questa equazione. Ho 3 meno K è uguale a meno 5, meno k è uguale a meno 8, k è uguale a 8. Se k è 8 il sistema è indeterminato. Qualunque altro k rende il sistema impossibile. Quindi se k è uguale a 8, allora ho a su a' che è uguale a b su b' che è uguale a c su c' che è 1, quindi è indeterminato il sistema. Se k è diverso da 8, allora avrei a su a' che è uguale a b su b' che non è c su c' e diventa impossibile. Ok. Spero ci sia un po'.